Terza edizione dei corti dei Fabbri, non sei nuovo ovviamente nel genere corti, lo sanno tutti che è il tuo hobby. Questa terza edizione, quali sono un po' le novità e le caratteristiche? Sì, quest'anno, dopo la chiusura del cinema dei Fabbri, ci siamo trasferiti al cinema Fellini in Viale. Grazie a Isidoro Brizzi, che ci ha messo in contatto con la famiglia Maggiore, abbiamo avuto questa opportunità. Il concorso si terrà sabato prossimo, e sarà diviso in due categorie, la amatoriale e la professionale. Alle ore 16:30 ci sarà la categoria amatoriale. Mentre invece alle successive ore 20:30 daremo spazio ai cortometraggi in concorso nella categoria professionale. Quanti sono in totale i partecipanti e la durata media dei corti? Perché i corti comunque hanno varie durate. Sì, in concorso ci sono stati più di 120 lavori. Noi abbiamo selezionato 10 finalisti per la categoria amatoriale e 8 per quella professionale. È a tutti gli effetti ormai un evento internazionale. Ci sono in lista cortometraggi che arrivano dall'Egitto, dall'Iran, dalla Spagna, dalla Polonia, un po' da tutta Europa, quindi chi verrà al cinema potrà godere di uno spettacolo di alto livello.